Buonasera, sono Maria Pia Robbe. Faccio questa brevissima presentazione del percorso che abbiamo fatto fin qui di Venezia. Il secondo appuntamento ufficiale e ripresentiamo le attività che abbiamo già presentato a San Leonardo. Pensiamo questa sera di fare un passo avanti, cominciare a parlare anche delle problematiche. Quindi abbiamo individuato dei temi che ridiscuteremo con voi questa sera, poi ragioneremo sul significato di cittadinaria e quindi adesso passo la parola a chi ci parlerà delle regole. Abbiamo condiviso assieme delle nostre proposte che sarebbero un po' le linee guida per questa prossima, anzi questa fase presente che andrà a finire con le elezioni. Quindi sono delle regole, non sono ancora e non vogliono essere un regolamento, ma delle linee guida, e starà poi alle forze politiche, ai partiti, ai movimenti, alle associazioni e ai candidati sindaco in particolare dirci se ci piacciono o meno, si intendono applicare oppure no. Noi pensiamo che questa sia un'operazione di chiarezza doverosa, nel senso che invitiamo tutti a dire cosa pensano. Prima questione, i finanziamenti in chiaro, no? Sappiamo bene cosa è successo, cosa ha condotto alla caduta del Consiglio Comunale, quindi abbiamo proposto una regola per la campagna elettorale solo dalle persone fisiche. Significa che le società, le imprese fanno l'attività di impresa e non si intromettono nelle campagne elettorali. Se gli imprenditori vogliono finanziare, lo fanno come persona fisica. E inoltre assoluta e immediata trasparenza sulla raccolta e sull'utilizzo dei contributi fin da subito, sui contributi in denaro e anche sulle gratuità ricevute, sia di servizi che di prestazioni professionali, e sulle collaborazioni, questo da parte di ogni candidato. Poi, seconda regola sui requisiti di candidabilità. Pensiamo che non debbano essere candidati coloro che hanno avuto delle responsabilità nelle passate amministrazioni, sia come assessori, come amministratori di partecipate, e chi ha votato in generale in consiglio scelte dannose per la città, e che ci sia comunque un limite ai mandati. Quindi chiediamo un segnale concreto di discontinuità. Terza questione, competenze e trasparenza. I candidati devono dichiarare le loro esperienze e competenze politiche e professionali, le attività nei mandati pubblici, le eventuali pendenze con la giustizia e le precedenti attività e situazioni che possono in futuro dar luogo a conflitti di interesse. Uno può avere anche fatto il professionista, per esempio, per l'impresa Coin, ma è bene saperlo prima per capire che rapporti poi ci possono essere. Un esempio a caso. Regole per la selezione dei candidati. Innanzitutto per la selezione dei candidati a sindaco, confronto preventivo in pubblico e regole condivise, cioè requisiti per partecipare, meccanismi altro per le eventuali primarie che ci potranno essere. E anche selezione in pubblico, in qualche modo, per i candidati presidenti di
municipalità, in modo che non siano frutto, come nel passato, di accordi tra i partiti. Quinto, candidature abbiamo chiamate a progetto, cioè candidati a sindaco ci devono indicare il loro progetto di governo e con chi lo vogliono attuare. Significa che possono, che devono dirci chi pensano di avere come vice sindaco e come principali esponenti della giunta e come intendono di rispettare i rapporti di genere nella giunta e nelle altre cariche. Poi, sesto, come impegno del mandato, chiediamo che i candidati e i candidati sindaco si impegnino a rendicontare periodicamente la loro attività amministrativa. Ecco, appaiono. Grazie. Grazie. E che ci sia un impegno, fin dal momento della candidatura, al confronto continuo con gli elettori, nel caso, naturalmente, per chi sarà il sindaco, e all'utilizzo degli strumenti di democrazia partecipata per le scelte più importanti. Infine, settima e ultima regola per ora riguarda i programmi. I programmi devono venire fuori anche prima, cioè in questa fase, da un confronto preventivo con la città. Devono essere precisi, misurabili per quanto possibile e vincolanti per i candidati sindaco, cioè non va bene, non ci vanno bene i programmi generici nei quali tutto alla fine fa brodo. E ci devono essere delle posizioni chiare sulle questioni di diventi per la città, nuovi canali, nuovi aeroporti o dell'altro. Cioè, starà poi alla sensibilità, mi auguro, dei diversi candidati sindaco dirci esattamente cosa pensano di un problema oppure dell'altro, ma noi chiediamo che su questo ci sia trasparenza. Queste regole sono ormai pubbliche, abbiamo cominciato a trasmetterle ai soggetti politici e le trasmetteremo a ciascun candidato sindaco che si affaccia sulla scena e se avremo risposte naturalmente le metteremo in rete, in internet, in modo che si registri il grado o meno di condivisione di queste regole. È una prima operazione di chiarezza. E mi hanno dato un compito molto difficile, raccontare cosa sono le cittadinarie. Io non so bene se ho capito cosa sono le cittadinarie, ve le racconto come le ho capite. Che sono il cammino guidato dalle regole che abbiamo appena sentito per scegliere delle persone diverse da quelle che ci hanno governato finora. Io ho preparato una piccolissima presentazione. Eccola, un percorso così. E vi prego di guardarla con lo spirito con cui io l'ho redatta, ovvero una dialettica tra le parole e le immagini. Vai alla prossima. Purtroppo non si vede assolutamente niente, ma se questa macchina di proiezione fosse più efficiente, vedremmo l'inondazione di un paese della provincia di Vicenza nel 2010.
amici, ma potrebbe essere mestre, potrebbe essere uno qualunque. Oggi Portogruaro. Sì, oggi Portogruaro. E quindi questo è il problema, per scegliere politici che sappiano vedere quel problema e prendersi quel problema e adoperarsi per risolvere quel problema e non soltanto per chiedere denari che poi non vengono neanche spesi. Io credo che questo sia, non solo per questo problema che è molto importante, ma per tutti i problemi che sapremo portare alla gara, portare a far vedere, portare ad avere consistenza, di cui oggi vedremo alcuni, ma ce ne sono molti altri che dobbiamo, a cui dobbiamo dare peso, dobbiamo dare visibilità. Vai avanti. È terribile questo non vedere, ma in questa immagine vedete due grandi strategie, certamente non guidate da interessi dei cittadini, le grandi navi e la seconda pista dell'aeroporto, cioè la gente nuova che vogliamo ci governi con uno stile nuovo di governo, è gente che non deve prendere la propria agenda, costruire la propria agenda dall'agenda degli affari. Gli affari ci saranno sempre, ma gli affari vanno governati, tenuti al loro posto, non vanno promossi a stile di governo. E qui abbiamo due scelte puramente affaristiche che vanno contro la sopravvivenza delle grandi navi e che vanno contro l'interesse del territorio, la questione dell'aeroporto e di quello che intorno all'aeroporto si appresta a divenire. Vi ricordo che intorno all'aeroporto, se ci sarà tessera sì, ci sarà non solo un grande consumo di suolo, ma ci sarà l'assoluta indifferenza al problema delle inondazioni, l'assoluta necessità di raccordare tessera con Venezia, perché sennò l'affare non decolla e quindi si riproporrà la sublunare o qualcosa di simile. Ricordo che appena 2 giorni fa c'è stato un convegno che dice no, certo la sublunare non facciamo più, però facciamo una sorta di people mover che va da tessera a la sponda nord della città. Quindi stiamoci attenti, abbiamo bisogno di gente che non pensa, che non è propensa strutturalmente a pensare queste cose. Andiamo avanti. Ecco, noi abbiamo bisogno di gente che ha una cultura diversa. Io ho sentito moltissime volte i politici che quando si sono sotto campagna elettorale promettono molto con grande disinvoltura, farò, sarò, mi occuperò. Noi abbiamo bisogno di, usando quelle regole, di avere un filtro per scegliere, gente che abbia una cultura diversa, una cultura che nasce, e secondo me queste sono le cittadinanze, il percorso per arrivare a scegliere con le regole di cui ho parlato prima, persone degne di fiducia che restituiscano ai cittadini la possibilità. Per questo gli diamo fiducia, no? Perché la possibilità ci devono dare, ma soprattutto la voglia di esserci. Grazie. Grazie a Maria Rosa. Allora, io penso che sia il momento di entrare nel vivo del cosa, facendolo proprio partire da questo percorso, cioè dal fatto che comunque iniziare a darsi delle regole, a condividerle e a far sì che queste siano un punto di riferimento rilevante di tutto il percorso delle cittadinanze, che è un percorso su cui vogliamo, chiediamo a tutti di esprimersi. Ripetiamo, la logica è che a questo punto bisogna scoprire le carte dal punto di vista delle regole, perché quelle regole lì sono chiare. Ed è bene, e noi lo chiediamo, vedo qui in sala il segretario comunale del Partito Democratico, io penso sia buona cosa nella produzione di una politica
che ridia e ricostruisca fiducia tra i cittadini, che si dica le chiare cose come stanno, cioè da un punto di vista di quali sono i criteri di eleggibilità dei candidati, non solo del sindaco, ma dei consiglieri comunali, dei presidenti municipalità, eccetera, che sia chiara la capacità di misurare poi il programma. Perché un cittadino oggi è sfiduciato? Perché sostanzialmente si trova di fronte a ed a memoria di quello che è accaduto in passato. Programmi mirabolanti presentati alla città e il giorno dopo le elezioni messi in un cassetto e mai più ritirati fuori. E queste cose le dicono anche esponenti dell'ex maggioranza. C'è oggi sul giornale Massimo Venturini che dice che ci sono 1600 alloggi vuoti. Perché è un lavoro di fino, abbiamo bisogno di competenze, abbiamo bisogno di entrare dentro le questioni. Di entrare dentro le questioni, faccio un esempio, il tavolo sulle società partecipate. È un tavolo complicato, molto complicato, perché da una parte sentiamo tutti quanti dire che bisogna razionalizzare le società partecipate, che bisogna rendere più efficienti, e di oggi o di ieri la notizia che il commissario Zappalotto dice che invece bisogna sdoppiare la società. Diventa due, ma come? Ma mentre le riducevamo, adesso lamentiamo. Ecco, io vorrei che l'intelligenza, la ragione, cominciassero ad essere praticate, perché questo è il terreno fertile della politica. Questa sera che cosa vorremmo fare? Provare a partire da quattro temi, che evidentemente sono temi importanti, ma non esaustivi. Un esercizio che parte da due grandi questioni, la sicurezza e la residenza. Perché abbiamo scelto questi due temi? Perché pensiamo che sia sulla sicurezza che sulla residenza sia possibile, per esempio, affrontare concretamente e in maniera diretta laddove esistono degli interessi convergenti o degli interessi divergenti. Perché anche il dibattito tra Mestre e Venezia è un po' viziato. Si fanno delle dichiarazioni preventive, mentre invece sarebbe molto interessante capire se oggi questi due pezzi di città, o i tre pezzi di città, o i cinque pezzi di città, hanno degli interessi in comune sulla residenza. Il parco immobiliare non utilizzato a Mestre ha qualcosa a che vedere dal punto di vista delle politiche con le politiche della residenzialità a Venezia, dove anche lì abbiamo un problema grosso di non valorizzazione di un parco immobiliare o di uso non residenziale di un parco immobiliare? Beh, questo è un tema che bisogna cominciare a discutere. La sicurezza è solo un problema di Mestre? Dubito. Stiamo cominciando a vedere situazioni preoccupanti anche in Città d'Acqua, ma direi che la sicurezza dipende come la coniughiamo, perché se la decliniamo per esempio sulla questione della sicurezza fisica, un modello di turismo non governato è un problema di sicurezza, perché fra un po' rischia di scappare il morto a Venezia, ok? Allora è un problema di sicurezza anche quello. Chiamiamo e cominciamo a declinare le cose per quello. Sicuramente c'è un problema drammatico di sicurezza a Mestre, ma la sicurezza è preventiva e la sicurezza è la risposta immediata, ma la sicurezza è il rilancio della costruzione della coesione sociale degli abitanti. Quindi su queste due questioni abbiamo chiesto di darci due contributi. Uno è sulla sicurezza un rappresentante dell'associazione di Via Piave che pratica questa questione. Il secondo sulla residenza è l'architetto Sergio Pascolo. A seguire due altri brevi contributi. Uno sulla questione dell'aeroporto. Anche l'aeroporto, il master plan di Marchi, la gestione privatistica di un pezzo importante del territorio, è una questione rilevantissima. Io francamente non ho sentito ancora una dichiarazione forte e chiara da parte delle forze politiche che hanno rilevanza, che hanno avuto responsabilità su questa questione. Marchi dice: io mi espando perché il mercato me lo chiede.
perché intercetto le nuove rotte a livello internazionale, perché i flussi di passeggeri aumentano, eccetera, eccetera. Bisognerà capire qual è effettivamente il giudizio e la capacità di governo di un territorio sulla questione dell'aeroporto, mettendo assieme e alleando gli interessi, perché oggi c'è un pezzo della città che è confinante, che vive nell'area che insiste sull'aeroporto e che quindi saranno anche soggetto probabilmente ai danni di emissioni di vario tipo, e c'è un altro pezzo più lontano, che è Venezia, la città d'acqua, che avrà un problema di smaltire, uso duramente questo termine, i 4 milioni addizionali di passeggeri che faranno business da Marti. Allora bisogna che queste questioni cominciamo a discuterle seriamente dal punto di vista della riappropriazione anche delle forme di governo. Ultima questione, la chiamerei la presentazione di una cattiva pratica. È importante discutere delle cattive pratiche, non solo delle buone, perché le buone sicuramente costruiscono prospettiva, le cattive sono figlie di nessuno. E quindi si cerca di dimenticare, si tratta la Valenari bis, chiederemo poi quindi a Mara Franco sulla Valenari bis e a Cesare Rossi sull'aeroporto di raccontarci un po' la loro esperienza. Cominciamo quindi con la sicurezza. Dunque, io sono parte di un gruppo che lavora nella zona di Via Piave, si chiama giustamente Gruppo di Lavoro Via Piave. È un gruppo che si è formato 5-6 otto anni fa esattamente, seguendo un po' un principio: non possiamo demandare tutti i problemi della città a chi ci governa, perché sappiamo che lì non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo avere un progetto nostro e dobbiamo metterci del nostro. E naturalmente noi ovviamente siamo una decina di persone, cerchiamo di volare bassi, nel senso che vogliamo fare un'azione concreta, reale, verificabile, che vada nei riguardi di tutte le persone che abitano in quartiere di Via Piave. Abbiamo voluto rimanere estremamente indipendenti da tutti, non siamo legati a partiti, nessuno ci finanzia, cose di questo genere, e abbiamo voluto lavorare soprattutto in un posto di considerato forte degrado di Mestre, cioè l'area della stazione in pratica. Abbiamo avuto da un certo punto di vista la fortuna. Il microfono più vicino. Abbiamo avuto la fortuna, per un certo verso, di trovare una condizione molto particolare in località piazzale Vaissizza, che è un bellissimo piazzale dal punto di vista alberato, in mezzo alle case di ferrovieri. Che è diventato ed era diventato un posto orribile. C'era una casa, è stata una casa che a causa di queste situazioni delinquenziali era diventato veramente un covo di spacciatori, un dormitorio, alcolizzati, prostitute e quant'altro, e il proprietario è stato obbligato, perché era vuota questa palazzina, a murare porte e finestre per impedire che il degrado diventasse ancora più forte. Noi ce lo siamo fatti dare a titolo gratuito, dando in cambio la ristrutturazione, ma non pensiamo a ristrutturazione, noi non abbiamo una lira, abbiamo abbattuto le pareti, abbiamo ripristinato, abbiamo pulito, abbiamo lanciato una richiesta di denaro in internet che ha avuto una risposta molto elevata, il 50% di quelli che chiedevamo. Abbiamo ripristinato questa palazzina e abbiamo cominciato a lavorarci. In che senso? Facciamo scuola di italiano per stranieri, facciamo mostre, abbiamo un piccolo cortile, facciamo il mese del cinema, tutti i venerdì, o della musica, e la gente del quartiere sa che al venerdì sera è bene andare in casa Vaissizza, perché abbiamo mantenuto il nome del piazzale, anche se non sanno che cosa avrebbero visto, però con la certezza che c'era qualche cosa. Venivano e trovavano uno schermo con dei film di ottimo profilo scelti da alcuni di noi che sono esperti in questo senso,
della musica di alta qualità. Non lo dico io che di musica non capisco niente, ma maestri di musica che sono venuti ad offrirsi gratuitamente, perché noi soldi, come ho detto prima, niente. Facciamo esposizioni, presentazioni di libri. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto è la giornata dell'editoria, che poi si è svolta in due giorni, dell'editoria dal basso, dove sono venuti degli espositori e realizzatori di questo tipo di editoria da Milano, da Torino, e per due giorni questa casa era un insieme di atelier che facevano libri, i piccini, stampavano, facevano tutte queste cose. Adesso, diciamo, siamo diventati un punto di riferimento per quel luogo, sempre tenendo presente però che gli spacciatori sono davanti a noi e ci guardano. Però noi a quelli non possiamo far nulla. Non può far nulla a quelli, neanche la polizia, perché abbiamo contatti molto frequenti con la polizia. La polizia ci racconta le cose come stanno. Microfono. Se devo prendere quello col ricciolo, mi corro dietro, una macchina, due poliziotti, lo catturiamo, gli troviamo niente in tasca o qualcosa, portiamo in commissariato, facciamo il verbale, questo e quell'altro, glielo vogliamo in mano dopo che l'hanno firmato e loro tornano lì. Io da anni sostengo che noi abbiamo regole che non regolano i problemi, perché se questo è il modo di risolvere i problemi, è impossibile che si risolvano. Noi tentiamo però di creare un clima favorente l'incontro tra le persone. Facciamo corsi pre e post parto per le mamme, abbiamo degli psicologi che vengono lì a presentarsi, giovani psicologi che fanno questo mestiere per mestiere, però in cambio ci devono dare delle ore gratis per la popolazione del quartiere. Ecco, questo è il nostro progetto. Noi non è che vogliamo andare più in là di questo. Però la polizia passa e ci ringrazia, perché dice se la gente fosse così avremmo meno problemi e più tempo a disposizione per fare altre cose più importanti. Abbiamo collaborato, sì, molto, che tanto è dentro, anche perché qualcuno di noi ha lavorato molto con la polizia, documentando attimo per attimo le attività dei cinesi di quartiere Via Piave. Stiamo lottando, ma è una battaglia, sappiamo che è persa, ma noi insistiamo per le ex lavanderie che ci sono in Via Piave, perché secondo noi e secondo le cose state dette ci deve essere un progetto sulla città. Noi abbiamo tantissime associazioni che vengono da noi perché chiediamo praticamente nulla, pochi euro soltanto per il riscaldamento delle pulizie, nient'altro. Perché vengono da noi? Perché mancano i punti di aggregazione. E le lavanderie, le ex lavanderie, quelle che sono in Via Piave, verso la fine di Via Piave, con l'incrocio della Via Milanese, sarebbe un gesto straordinario. Straordinario perché le quelle che storicamente, architettonicamente hanno strutture importanti, le lavanderie, potrebbero essere sale espositive o museo. E ci sono due hangar, uno molto grande, mi pare sia 1600 metri quadri, che intelligentemente ristrutturato potrebbe avere delle sale come queste, dove gruppi suonano, gruppi fanno forme di musica, arte, ginnastiche strane, eccetera, eccetera. Però c'è la finanza. Sembra sia un punto d'ascolto della finanza. Quando noi abbiamo cominciato a protestare, abbiamo fatto due o tre piccole manifestazioni, dall'indomani hanno cambiato le edicolate, nuovi docenti, e stanno rifacendo bene il muro. Ecco, noi chiedevamo che quel muro venisse abbattuto, io lo dico anche ai miei amici, io sono stato traumatizzato da quel muro, lo vedo da quando sono bambino, questi fogli di carta che si accartocciano con tutta quella sbavatura bianca che serve per incollare i cartelloni della pubblicità. Io quando ero piccolo scendevo dal marciapiede, avevo paura di quella roba lì. Noi proponevamo di togliere quel muro lì, fare uno spazio aperto. Allora dico, questo è un po' in quell'ottica lì, i cittadini si tirano sulle maniche, fanno,
non chiedono niente a nessuno, non vanno contro le leggi, cercano di creare un clima migliore, ma poi quando ci scontriamo con il potere, chiudono la stazione. E non lasciano al cittadino fare nulla. E io credo che bisognerebbe avere un peso importante per spingere a fare delle scelte che vanno incontro ai bisogni della cittadinanza. È normale che noi, quattro vecchi, pensionati, ci rompiamo l'anima a intonacare, dipingere, organizzare, dobbiamo cambiare un pezzo di grondaia, dobbiamo trovare 1.000 euro, siamo in panico. Quando 30-40 associazioni hanno voluto venire da noi e dicono: ma voi avete fatto un posto magico. Noi siamo un posto magico. Noi non siamo magici. Noi facciamo delle cose. Io credo che la popolazione in questo senso dovrebbe avere più coraggio, perché luoghi nefasti come quello, e vi invito tutti a passare, quando volete, il gresso è da tutto. Abbiamo anche affrescato tutta la stanza, perché vogliamo che i bambini che lavorano con gli psicologi lì abbiano l'idea di essere sotto al mare. Si chiude la porta è dipinta con una specie di battello rotto, e da fuori si vede un bambino, che non esiste fuori, che guarda dentro. E su questo lavorano i psicologi. C'è lo sport cattivo e lo sport buono. C'è la balena che è la mamma buona, c'è il tesoro. Ecco, noi facciamo queste cose, attaccato, c'è un altro edificio. Ogni tanto noi chiediamo al capitano Pomiero di intervenire, lui interviene, ne agguanta 3 o 4, uno è stato espulso, 2 o 3 sono dentro, quello lì sarà uno spazio meraviglioso. Spero che sia un esempio che qualcuno può raccogliere. Politici di cui avete già sentito parlare più volte, che vogliamo
non arrivino più di nuovo a mettere le mani sulla città, hanno sempre anche pensato che fosse meglio tenere completamente separate le cose. Ma quello che si fa in una qualsiasi università è giusto che sia al servizio della comunità, e quindi questa separazione che si è voluta fare di nuovo è una sottolineatura del fatto che forse chi governava, come è stato detto e è stato messo nelle slide precedenti, a forza di voler governare solo gli interessi, naturalmente non aveva più nessun bisogno, o anzi aveva l'assoluto fastidio di confrontarsi con cui invece ragiona solo sulle idee. Allora, molto velocemente, perché l'idea di oggi è quella di fare solo degli input abbastanza veloci e sintetici, i temi sono anche molto complessi. Il tema della residenza, se possibile, sono tutti complessi, ma ovviamente la residenza è molto complessa perché la città è la casa dei cittadini ed è fatta di residenza, cioè di tante case. Quindi la casa, la città, la casa è qualche cosa che ha a che fare con la nostra qualità della vita ed è qualche cosa che infatti deve specialistica, ci sono, non siamo tante persone che studiano, che si occupano di risolvere i problemi della residenza, di progettare la residenza, di progettare la politica della casa, ma è una delle cose più importanti per la vita di tutti noi, quindi è uno di quei grandi capitoli che la politica non si deve permettere, come dire, di risolvere nei propri, nelle proprie stanze chiuse. Infatti, partiamo da una propria cosa molto generica, la qualità dell'abitato urbano, della residenza, sono considerati come diritti fondamentali, niente poco di meno a partire dall'ONU, no? L'UN Habitat, Better Urban Life, per una migliore vita urbana. L'ONU ha un programma specifico solo per questo. Avrei potuto mettere una cinquantina di sterline di questo tipo. Ci sono programmi anche istituzionali, governativi, a partire dall'ONU, dei vari paesi, dei vari continenti. L'Europa ne ha un'infinità, l'European Green Capital è un programma bellissimo che promuove processi di questo tipo per fare città migliori. Quando si dice Green Capital non si intende solo qualche cosa che ha a che fare con l'energia, si intende qualche cosa che è esattamente quello di cui stiamo parlando, perché green è una città quando è una città inclusiva, una città che è capace di prendersi cura dei problemi dei cittadini, quello che stiamo dicendo e che stiamo cercando di portare avanti qui. Sul tema specifico dell'abitare ci sono moltissimi protocolli a livello mondiale, e noi abbiamo perlomeno il dovere di pensare che i nostri futuri politici siano capaci, innanzitutto a conoscenza di questo fatto, e siano capaci di portare avanti visioni e disegni degni, diciamo, del nostro essere al mondo. E naturalmente perché questo è un segnale, come dire, di appartenenza a questioni importanti, ma le questioni importanti del mondo sono fatte dalle piccole questioni di tutti i giorni e di tutti i cittadini. Questa è la giuntura tra le due cose. È un po' tagliata la slide, per cui c'è un pezzo che non si vede, ma sotto, ma ecco, vai, facciamo un continuo, quindi questa è già la seconda slide. Una seconda cosa, l'efficienza energetica. Perché parlo di efficienza energetica parlando di residenza? Perché per lo stesso motivo in qualche modo. In questo momento in tutti i paesi, soprattutto in Europa, si sta facendo grandi programmi per l'efficienza energetica. Questo è un obiettivo sovraordinato, si direbbe, perché riguarda il pianeta, poi riguarda l'Europa nella sua interezza, ci sono protocolli, ci sono direttive,
ci sono tutta una serie di programmi, ma perché ve ne parlo? Perché sfida e opportunità, la sfida è a livello globale, a livello anche planetario, a livello di rispetto dei protocolli, eccetera, ma le opportunità sono molto locali, perché quei programmi sono pieni di obiettivi, ma sono pieni anche di finanziamenti, sono pieni di risorse, sono pieni di risorse, attenzione, torniamo allo stesso punto, risorse che si trovano e sono disponibili per progetti di grande intelligenza, ma anche che sono progetti trasparenti, che sono progetti che non possono venire fuori e rientrare da qualche cassetto per qualche strano interesse. Ecco di nuovo come mai forse in questi ultimi anni di tutto questo grande movimento, protocolli, vedete lì, Horizon 2020, 2018, ce n'è altri nel 2025, 2030, sono tutti dotati anche di importanti somme per progetti di ricerca, per realizzazioni, di case, sto parlando di case ad alta efficienza energetica, di case che hanno un meraviglioso impatto sociale, ci sono progetti di social building, come quelli che abbiamo, una bellissima iniziativa che abbiamo appena sentito. Ebbene, qui c'è una persona che ci ha raccontato un'esperienza, mi sembra, se ho capito bene, volontaria. Bisogna sapere che progetti di questo tipo sono anche molto promossi, possono trovare grandi finanziamenti, possono trovare incoraggiamento perché ci sono grandi ipotesi di supporto a questi progetti straordinari, perché capillari, e che possono essere supportati, anziché essere ignorati o quasi ostacolati, dovrebbero e possono, da una nuova classe di dirigenti, venire implementati anche con supporti dall'esterno. Vai avanti, andiamo avanti, sulla prossima. Vedete che oltre, per fortuna, oltre che l'Europa, c'è anche l'Italia in questi progetti. C'è un bellissimo progetto che sull'architettura della città mediterranea, eccetera, eccetera. Ancora, ecco, un'altra immagine. C'è la questione, quando si parla di residenza, in tutte le città è importante capire, cioè, ovviamente la residenza è qualcosa sia di privato che di pubblico, è qualcosa che appartiene al mercato, il mercato è libero oppure siamo capaci di controllarlo, perché la residenza è un po', è un bene primario come il pane, allora il mercato ha le sue regole, ha i suoi obiettivi, ma scopo della politica della casa, di una città, quella città che vogliamo e che vorremmo, è che la residenza non sia solo esclusivamente nelle mani del mercato e quindi esclusiva per tante fasce di popolazione, ma ci sono le modalità per costruire una politica urbana, una politica di qualificazione, una politica della casa, anche con gli strumenti della casa sociale, che hanno altri strumenti, altri programmi. Vedete, il social housing è definito da questa struttura, di cui fa parte ovviamente l'Italia, un'offerta di alloggio e servizi con forte connotazione sociale per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo. Quindi ci sono questi strumenti, noi vogliamo che ci siano politici che li conoscano, che li sappiano usare per trasformare tutte queste conoscenze, queste possibilità e queste opportunità nel nostro comune, nel nostro territorio. C'è qualcosa di strano in questo silenzio, c'è qualcosa di, secondo me, anche abbastanza agghiacciante nel fatto che da 10 anni, da 20 anni non si sente parlare di queste cose qui da noi, sembrano solo sempre cose che sono, forse le hanno anche viste, ma comunque non sono venute. Andiamo avanti. Housing sociale, ecco, ne parlava prima Maria Rosa e anche ne ha accennato Gian Pietro. Vedete che qui poi la residenza, appunto, è qualcosa che serve moltissimo, è la costruzione del nostro habitat, per alcune persone può essere anche un problema importante e grave, però sono anche tanti soldi. Allora, queste sono le notizie, mi sembra, a cui faceva riferimento prima Gian Pietro.
si sente, si legge, cominciano a volare milioni, queste sono abbastanza recenti, sono tra luglio del 2013 e pochi mesi, qualche mese fa. Allora ci sono due cose, cominciano a girare questi milioni, ma prima già dietro poi le cose fatte come mai non si vedono mai. Tutte queste centinaia, migliaia di appartamenti ristrutturati, migliaia di nuove case, migliaia di milioni, però dopo non abbiamo mai saputo dove vanno. Allora una buona politica deve, tra le altre, giustamente ci sono, bisogna stare attenti al fatto che questi soldi ci siano, ma soprattutto bisogna stare attenti a come possiamo utilizzarli, di sicuro non esclusivamente costruendo ancora cose che forse non servono, ma forse lì ci sono politiche appunto di selezione, di capire cosa fare, capire quali sono, dove sono le esigenze delle persone. Giustamente Gianpietro ha già detto, questo vale per Venezia, vale per Mestre, vale per Marghera, in diverse modalità, e forse in tutti e tre in questo momento non vuol dire di sicuro costruire subito ancora tanto. Allora il piano casa del governo attuale è avanti, ha un sistema del Veneto, ecco qui, ci vedete che ci sono queste righe di mano, prestiti che fino a prova contraria allo Stato italiano, che fino a prova contraria siamo noi, e tenete conto anche questo, se le istituzioni anche nazionali dicono che ci sono fondi, uno, bisogna vedere che siano veri, due, bisogna vedere di fare molta attenzione di che cosa se ne fanno i politici, tre, bisogna sperare che i risultati si vedano, soprattutto perché tutto sommato sono i soldi nostri come cittadini di questo Stato, oltre che di questo Stato. Quindi, giustamente, fin troppe buone intenzioni sono finite nel nulla o sono sparite, vogliamo trasformarli in progetti concreti, giusti e sostenibili. E quindi forse là è proprio quello che aveva già sostenuto fortemente Pietro prima. Ovviamente anch'io sottolineo questo fatto che un progetto di città ai nuovi governanti auspichiamo che non si continui a perdere energie in separazioni e divisioni. Riteniamo che ci sia molto da fare, che ci siano opportunità da cogliere, sfide, pericoli, abbiamo visto, per fare Mestre la città di terraferma un luogo dove è più bello, dove vivere meglio. Giustamente Maria Rosa diceva, ma è anche una città Mestre che è molto migliorata, a Marghera c'è tanto da fare, ma anche a Mestre c'è tanto da fare, e a Venezia c'è assolutamente da fare tanto perché resti un po'. È la battaglia di Venezia di sopravvivenza, perché resti la città. Mestre e Marghera lo sono, ma possono diventare una città dove vivere meglio. Venezia è una città dove c'è già la bellezza, ma che sta espropriando i propri cittadini. Quindi vedete che non c'è nessun conflitto, anzi c'è tutto da mettere insieme le forze e le energie. Andiamo al prossimo. Sembra ci sono immagini, ecco, le ultime cose velocemente, i tavoli per ragioni anche proprio di approccio sono tematici, ma naturalmente sappiamo benissimo che sono tutti molto incrociati. La residenza, essendo il modo in cui si vive nella città, ha molto a che fare per esempio con la mobilità. La mobilità cercheremo poi di fare degli incroci noi. E speriamo che i nuovi governanti siano capaci anche di vedere le cose così, perché dove si vive, dove si lavora, come ci si sposta da un posto all'altro, in realtà è tutto insieme lo stesso problema, cioè come si vive in una città o in un sistema amministrativo. Poi scorre le immagini. Qui vedete, noi abbiamo fatto qualche immagine, questa è un'immagine che avevamo elaborato proprio una volta con Maria Cattolini ormai 5-6 anni fa, solo per, non lo voglio spiegare, ma solo per spiegare che anche questo, il sistema di terra, il sistema di acqua, forse è possibile integrarli meglio di più e creare le condizioni insediative di lavoro più favorevoli per tutti. Andiamo avanti, ma questo è un tema naturalmente che non vedo.
forse ovunque si può pensare che ci siano migliori condizioni per coloro che oggi vivono in tutto il sistema insediativo, e forse il nostro è un territorio dove potrebbero anche esserci un aumento della popolazione anziché una perdita. Ed è, sarebbe anche un esempio straordinario, perché abbiamo grandi risorse a Marghera in termini di suolo inutilizzato. Tutti, anche questo, ormai si riempiono la bocca della politica suolo zero, lo scrivono nelle leggi, lo scrivono nei documenti, e poi fanno il contrario e continuano a costruire. Quindi cerchiamo di fare le cose invece seriamente. E quindi come? Conoscendo e monitorando tutte queste cose, lavoreremo molto, molto su questo, l'ultima slide, e conoscendo i bisogni dei cittadini, solo conoscendo i bisogni dei cittadini si possono trovare quelle soluzioni focalizzate che cercheranno di risolvere i problemi, forse c'è l'ultima, e quindi vogliamo iniziare per capire e ascoltare anche voi. Grazie. Allora, Cesare Rossi sull'aeroporto e Carlo, che si è prestato gentilmente alla cabina di regia, se vuole commentare alcuni rapidamente su. Buonasera, io sono Cesare Rossi, sono del comitato dei cittadini di Campalto, Campovera e Tessera, adesso si sono aggiunti i cittadini di Balcone, che da anni si sta battendo per capire fino a quando un aeroporto può svilupparsi, dov'è il limite della sostenibilità ambientale. Nessuno ce lo dice, è come quella canzone che i bambini vanno in coccodrillo, nessuno sa che verso fare un coccodrillo. Qui si richiede, ma un aeroporto può svilupparsi senza limite? Nessuno ci dice. Anche Amati ha detto che il limite è la fine della domanda. Allora, io volevo toccare solo due o tre punti critici che sono del master plan 2021, cioè meglio del master plan 2030. Allora, poi mi faccio dire. Tu hai E11 Sara presenta un master plan a 2030, approvato da Elia, viene mandato a Roma senza passare per le consultazioni dei comuni, infatti i comuni non hanno mai visto questo master plan. Però tutti sanno che questo master plan significa il raddoppio dell'attuale aeroporto, con la costruzione di una terza e una quarta pista all'altezza di Canovera, che va fin sopra il Chiese, sulla zona di Guardo d'Antino. Eccolo qua. Ecco, il master plan praticamente al 2021 comprende l'allargamento dell'attuale struttura che abbiamo. Vedete che viene separata proprio perché poi si attacca sopra quella rossa. Non guardate che vedete insieme alle aree di scambio con comune, in basso. Quella rossa è il 2030, però loro hanno presentato il master plan che ne comprende tutte e due, no? Quando l'hanno mandato a Roma, la commissione via, ripeto, nessuno ha mai visto questo master plan. Ha fatto già delle osservazioni di massima, quindi l'ha bloccato. Allora, cosa hanno fatto? Hanno presentato il master plan 2021, che è una parte del 2030. E adesso cercano di farlo approvare, perché dicono, beh, tanto è poca roba, no? Per poi dire, va bene, adesso ci avete autorizzato per assolto, adesso più avanti ci avete autorizzato per assolto. Il problema è che non si può presentare un progetto master, un piano di sviluppo 2030 e dopo perché non te lo approvano, me lo spezzetti, me ne fai un pezzettino e mi fai approvare il pezzettino e mi fai l'altro pezzo. Per legge non si può fare, però sta bene, perché ora non l'accetto, però tentano sempre di fare. Cosa significa questa cosa? Qual è il rischio per la città e soprattutto per qualcosa come 20.000 abitanti di Mestre e di Marcongaggio che ancora oggi non sanno cosa succederà nella loro vita fra 5 anni?
perché nessuno gliel'ha detto, perché queste cose vengono tenute nascoste. Come fare? Vedete che la pista va 2030. Quindi si attacca una zona archeologica importante come quella di Latino e praticamente la statale Cristina si interrompe da questa parte, quartiere Cretini, campato dalla parte degli Anobi, che si era accesa dentro, e arriveranno a Carassi, non so se è il Palazzo di Tessera. Palazzo di Tessera, l'agriturismo di Tessera, che vi potete, in fianco al Porto Rossa Rossa. Allora, voi capite, se devono atterrare lì, quando sono alla testa di campato, saranno 200 metri di altezza. Voi non so se avete mai sentito un aereo che vi passa 200 metri di altezza sulla testa. Anche se ne atterrate il cammino di nuove, voi non vi vedete più. Allora, questa è una cosa artigianale, ma andate a vedere, tutta quella zona lì verrà inquinata fortemente dal rumore, più ci si avvicina alla realtà. E vedete che non c'è solo campato che sarà di qua sopra il loro conto da tempo, ma ci sarà anche Piscola, ci saranno anche vicino una parte di Pavaro, Zuccarello, quella parte di Gaggio, qui su a Quarto d'Altino, ma anche Roncalli, perché poi ieri saranno su di là, saranno 40.000 persone, questo nessuno ne parla. Sopra il quartiere Pertini passeranno a 300 metri, sopra Gardezzuri passeranno a 150 metri. È una cosa che renderà la vita di queste persone impossibile, siccome se ne lateranno, non si potrà mettere dentro una campana di vetro. Non si potrà fare niente. Ci sarà l'inquinamento atmosferico che gli aerei lasciano, noi lo sappiamo, che certo, c'è puzza di carosello, intorno si vede tutti, no? Allora, tutta questa gente qui non sa niente, bisognerà cominciare a informare. Che devono prepararsi a mobilitarsi per questa cosa qua. Perché altrimenti le cose vanno avanti, si trovano da un momento all'altro, come è successo agli abitanti di Sant'Erasmo e di Burano, e quando gli hanno cambiato le rotte, hanno cominciato a sentire gli aerei che passavano a 1.800 metri sulla testa. Non è un rumore che sentiranno tutti, però come è 1.800 metri di altezza, fa un rombo di 1 minuto e mezzo. Un rombo, sapete come quelli di aerei in Italia, cosa. Però se ci vai 100 volte al giorno, comincia a essere una sorpresa perché uno ti posta fuori un altro che tira sempre un boom, boom. Ecco, una cosa così. E loro si sono trovati da un giorno all'altro, hanno protestato e siccome quelli sale l'epoca vanno a braccetto, mi ha detto che non si può fare niente. Allora, questa è la realtà che bisogna assolutamente stoppare adesso, facendo le osservazioni sul vasto palmo, devo dire che sale che non posso spezzettare un master plan che hanno già presentato, noi vogliamo discutere di tutto il master plan, per dirti che loro sanno che se tirano fuori tutto il master plan succede la rivoluzione. Allora, sapete, prima si parlava del ministro Monti, che qua l'altro giorno era anche 28 della la Sabe per sostenere queste cose, no? Insieme al dottor Zaia e altri. Sapete cosa stanno facendo? Allora, il Master Plan 2030 l'hanno tenuto fermo, non hanno fatto la contribuzione. Perché? Perché hanno inserito il Master Plan 2030 nel piano nazionale di sviluppo degli aeroporti. Se voi andate a pagina 43 del piano nazionale di sviluppo, trovate gli aeroporti del Nord-Est, trovate uno specchietto dove c'è scritto che entro il 2030 sarà costruita la seconda pista, quindi già mutata. Deve essere approvata, però è discutato con il ministro Lupi che il 28 gli dirà che lo approverà. E che devo andare a dire,
60 movimenti all'ora, cioè un minuto. Allora, io credo che la gente quando saprà queste cose in anticipo ci darà una specialità, però bisogna informarlo perché questi del quaderno non sanno niente. Noi la prossima settimana facciamo una riunione in Castello, vi invito tutti, abbiamo invitato anche l'associazione del quartiere Pertini, perché questi non sanno niente. Ecco, collegato a questo c'è anche questo aspetto, perché c'è una maggiore? Io ho ritrovato questi dati dai dati del master plan. Ma c'è qualcuno che può dire a questo qua che non può ridefinire condizionare una città buttando dentro, fabbricando un ha detto, io se mando i miei collaboratori, che ne so, a Vladivostok, dove c'hanno i soldi perché sono ricchi di petrolio, e vogliono venire a Venezia, magari, gli dico, facciamo di voi per Venezia. E questi mi dicono, sì, perché abbiamo sentito parlare. Però, se io gli dico che l'aereo suo cala a Verona e dopo hanno un'ora di pranzo per andare in piazzale Roma, oppure a Treviso e poi hanno tre quarti d'ora, è diverso se io gli dico, guarda, vieni in Marco Polo e un quarto d'ora con i miei mezzi sei in piazza San Marco. Io se giro il mondo trovo migliaia, milioni di persone che compagnie aeree che fanno. Ma capite che così non si può parlare, non può essere scritta. Qualcuno deve piantare una bandierina e dire oltre 4 non vai avanti. Altrimenti questo qua va avanti all'infinito e giustifica tutto dicendo, ma io ogni quanti 10.000 passeggeri io assumo 100 persone. Ma sono cose che dice così, non l'ha mai dimostrato, perché nel master plan non c'è una statistica di quante persone lui assume che risiedono qui nel nostro comune, perché se il nostro comune è danneggiato, tu devi dirmi che tu sui 18.000 dipendenti che hai tra il voto e il sale, ne hai, che ne so, 5.000 che abitano nel territorio del comune, perché se no, se vengono tutti con le cooperative da Bologna, da fuori, da via, che beneficio me ne dai? Ai cittadini di Venezia che lo posso tirare per il Cairo, che beneficio hanno da 4 milioni di diritti che tu mi assicuri? Ecco, questo è un altro grande problema che credo che noi presenteremo 18 osservazioni in ministero, una di queste sarà anche sui flussi, se non pensiamo che una società privata possa incidere in una realtà così delicata come Venezia, divenendo lei quanti. Sì. L'ultima cosa, nel questo allargamento delle. Ecco. In questo discorso di allargamento delle piste attuali, loro vedono, vedete quelle due linee rosse sul fianco, da quella più alta, prevedono di realizzare una piazzola diretta, si chiama, sarebbe una piazzola di cemento che serve se gli aerei vanno lunghi e adesso non c'è e quindi andrebbero sotto la velma perché è morbida, no? Deve essere una piazzola. E loro dicono che la devono fare e quindi imponiranno un po' di cose. Ragazzi, devono fare una piazzola di 240 metri per 150 di larghezza e occupano parte del sedime della laguna. Ma 240 metri per 150 vuol dire che fai un buco di 300 metri e fai una gettata di cemento armato perché deve sostenere 400 tonnellate, 500 tonnellate di un aereo. Cioè loro la passano come una piccola piattaforma, sono 350. Ecco. In più si allargano, quella linea blu che vedete, che è quella adesso, diventa più larga e quindi diventa sedime aeroportuale, oltre la balena che è all'interno, anche un pezzo di canale di accesso alla Daphne e al Vese. Quando una cosa diventa sedime aeroportuale, è tolta dalla normale, finita. L'unico responsabile è l'ENA, che dovrebbe essere un ente pubblico pagato da lui, però ragiona come privato.
Vuol dire che dopo lì Elena dice che un giorno passa le barche rosse e un giorno passa le barche verdi. Ecco, anche questa è una cosa che deve essere tenuta in considerazione. Un'ultima cosa, vedete quella zona gialla? Quella è la famosa area ex Spoleti, che deve essere, su cui all'inizio di questo anno il Comune ha presentato il piano particolarizzato. Ora, il piano particolarizzato, al di là delle politiche, era comunque una cosa prezevole, perché permette, è previsto uno scambio, un interscambio con Venezia, ci sono gli attracchi di Vaporetti, c'è comunque qualcosa di positivo. Allora, siccome è in fallimento, andrà all'asta. Loro hanno già detto che quella se la vogliono prendere e trasformare quella in sedime aeroportuale. Per fare cosa? Un mega albergo o un mega centro congressi. Le nuove palazzine della Sale e dell'amico dell'Enac. E poi i parcheggi, ancora oltre a quelli che fanno, i parcheggi, anche per la rete, anche. E poi per i collegamenti, ma i collegamenti li farà con una società probabilmente satellite, non con la città, e anche perché, visto che siamo appunto in regime elettorale, fa capire che non si può orientare in consenso di persone che sono già schierate su questa cosa, perché ci sono già persone schierate. Zaia e Zaccariotto hanno detto che erano d'accordo, il nuovo centrodestra ha detto che è tutto d'accordo, metà di questi sono anche d'accordo, cioè non è possibile, perché altrimenti se vanno su questi fanno questa, ma ne fanno anche altra, un'altra. Lì dentro hanno previsto la TAV che arriva dentro lì, c'è la metropolitana di superficie, ci sono tutte quelle bretelle che avranno in guardaraio le ricezioni, anche così, vuol dire che fai una frammentazione del territorio fra questo di qua e questo di qua, tutti e due sono destinati a essere deteriorati, perché così vicino agli aeroporti, le zone vicino subiscono un processo di deterioramento. Grazie. La politica succube agli interessi di Marchi, produce questi risultati anche, probabilmente anche in qualcosa di peggiore. Allora, intervento Marafango sulla la cattiva pratica, la Lenari bis. Sono già detto, allora io direi un attimo di inquadrare questo intervento insieme agli altri, perché non è solo cattiva gestione, è una cattiva organizzazione vera e propria del territorio. Ma quello che vedete, sulla stampa sono venuti fuori questi articoli, no? Nel senso che stanno completando un tratto viario della Balenaris ed è presentato come un problema soltanto di viabilità. È una strada che collega, non so se inventate bene sul Mestre, congiunge l'anello di via Martiri per arrivare via San Sovino in basso, congiungendo quello che è l'asse del quartiere Pertini. Già una parte è stata realizzata via Martiri, il collega Favaro, quello con via Martiri, e questo è semplicemente per loro un giusto completamento di quello che era tracciato prima. In realtà cos'è? Una strada che è nata in funzione di un piano di edilizia economica e popolare, un piano previsto già nel 2002, riproposto nella variante della terraferma del 2008, con tipologie però minime di case tipo il quartiere Pertini, delle case familiari, palazzine con poche locazioni di piano e così via. Nell'ultimissimo piano riproposto questo è scomparso, sull'onda del non consumo del suolo urbano. Quindi sono spuntati palazzoni, edifici di 90 metri in elevazione, con intorno non verde ma delle piastre vere e proprie, quindi aree di parcheggio, incluso l'asse viario. Quindi una forte cementificazione in un'area che idrogeologicamente è più bassa di quello che lo circonda. Ha delle casette basse intorno, ha dei fossati da sanare
e ha delle zone di grande pregio naturalistico che vanno a concludersi in quello che è il residuo del bosco di Mitre in basso. Va a distruggere anche il paleoalto del Mazzenego. Se andiamo a ecco, qui vedete tutto l'asse che viene tracciato. Nella parte in basso c'è una curva sinusoidale che catastralmente la si vede, sono i confini delle vecchie proprietà che dimostrano dove passare il Mazzenego prima, che è stato interrato coperto, e poi collegato con il taglio del Rosellino, che è un tratto lineare che festeggia il strato. Quindi si vede a perdere quello che è un'area chiamata Porto di Cavernago, che era collegata con questo, una testimonianza storica di quello di grande breve fino al 1600 che potrebbe essere valorizzato. Accanto al bosco provinciale di Sidio che c'è, ci sono anche le prati fondamentali per l'assorbimento del bosco, dove sono presenti anche delle orchidee spontanee che vengono a essere osservate anche dai biologi e dai botanici, anche di importanza europea. Tutto questo viene grandemente ignorato anche nella relazione che descrive il tempo. Non si parla di una valutazione di impatto ambientale, si prende pari pari quella che era la preesistente, quindi su un altro progetto predisposto e così via. Su tutto questo poi grava il fatto che la delibera della giunta comunale è stata emessa nell'aprile 2014, poco prima delle vicende mosse da Stenderci, e concludeva un iter di giudicazione di bando con le stesse società che sono guarda caso inquisite nel caso Mosse. Allora, il progetto parte con un bando di 17 milioni e mezzo di euro gravati sul bilancio comunale. In questa previsione di Pozzi, che è sottostimata sicuramente rispetto al costo reale, perché nella parte noto in particolare l'anno dopo ci sono le tralicce di alta tensione che sono da ostacoli che andrebbero interrati, di cui non si parla. Questo comporterebbe già un aumento di almeno 3 milioni di euro più considerate della realizzazione. Quindi grandi incongruenze in questo piano. Primo, ripeto, l'impatto ambientale molto alto che c'era con le tipologie di e su questo è stata fatta anche un'osservazione anche dal gruppo di cittadini che ho portato avanti, e allora l'assessore Micelli venne incontro alle nostre istanze riducendo l'elevazione di alcuni edifici, ma non di tutti, di alcuni portandoli fino a 60 metri in altezza, 30 piani circa, e a ridosso di una strada di 2 metri e mezzo di larghezza, dove da un lato ci stava una casetta di terrani con pannelli solari e dall'altro l'edificio di 60 metri. Abbiamo fatto anche delle simulazioni di coni d'ombra create da queste strutture serializzate su queste abitazioni. C'era un impatto solare che andava a delimitare per almeno 6 mesi la luce del sole. Il sole è un diritto naturale riconosciuto anche a livello europeo, e in base a questo mi sento poi ha ridotto le sue intenzioni. Quindi, grandi incongruenze. Allora, questa strada, ripeto, è perfettamente inutile, in quanto prevede anche un insediamento di più di 4.000 abitanti, che in questo momento, ripeto, culturale di destra, è impensabile che possa essere proveniente da una domanda di base di abitazione. Non c'è niente. Ci sono all'interno dei piani di abitazione di privati, questo è vero, che potrebbero però usufruire di una viabilità secondaria sicuramente non impattante quando questo asse venisse realizzato. Cosa stiamo chiedendo come cittadini? Una rivedibilità di queste ipotesi, un blocco totale. E questo è possibile perché anche se loro sono arrivati a una giudicazione per bando alla ditta, dicevamo che sono quelle collegate alle mosse, per autotutela la pubblica amministrazione, perché ripeto, in questo momento di deficit di bilancio, considerare già la mancanza di tutti questi fondi potrebbe vuol dire anche collassare il bilancio stesso, ai fini dell'autotutela può, ripeto, il comune sospendere il bando e rimandarlo o ritirarlo completamente, senza avere nessuna conseguenza penale. La risposta che abbiamo rivolto ad alcuni amministratori locali, anche della municipalità di Mestre-Sempra, la risposta è stata quella di dirci: bene, in questo momento nessun politico, vi assicuro,
metterà una firma di sospensione come volete dire. Allora, e qui ritorniamo al problema di fondo che io colgo nelle tematiche dette questa sera. Non c'è comunicabilità, non è solo mancanza di trasparenza, perché ci può essere anche trasparenza, ci può essere anche l'ascolto, ma la conclusione, ripeto, di integrazione e di aggregazione con quelli che sono i bisogni del territorio, ripeto, questa amministrazione non l'hanno mai fatta. Io spero che la facciano. Altri problemi ce ne sono in questa parte del territorio, io non ne parlo stasera, ma è stata realizzata una centrale di massa nel nostro centro, di cui c'è anche scarsa conoscenza. Se mi darete spazio, magari vi informo e vi documento una prova. Io vorrei però porre una domanda a questo comitato, perché ho letto le vostre regole e ripeto, io non trovo risposta però chiara, perché quando mi dite sono requisiti di candidabilità, quindi non candidabili, gli assessori, gli amministratori anche cari delle società partecipate e chi ha votato il consiglio scelto dal NOSE per la città. Io mi chiedo, perché soltanto gli amministratori apicali delle partecipate, sapendo bene che i consigli di amministrazione sono definiti per cariche politiche, e perché non tutti i burocrati che sono sempre lì nonostante cambi politico? Quindi, al di là di chi sta al vertice, c'è un'organizzazione di spessore che se non viene smossa, ripeto, passi avanti, certo. Non sono passi avanti, sono passi della vita. Che vanno indietro. Un'altra domanda, come si fa a individuare quel consigliere comunale che per quella delibera lì ha votato contro? Io l'ho letto le delibere del consiglio comunale, alla fine trovo la somma dei pallini rossi e verdi che hanno votato, ma non il nome di chi. Ecco, ho capito io, ma leggermi tutte le delibere e vedermi tutti i video registrati, scusate. Faccio prima a dire non voglio nessun viso che ho già visto e che non mi è stato utile fino adesso. L'aeroporto è in debito alla specificità di una valutazione ambientale da 20 anni almeno, perché dall'89 c'è l'obbligo di fare la valutazione di ogni intervento aeroportuale, significativo quantomeno, e dall'89 questo aeroporto evade la legge, non essendosi mai sottoposto a valutazione. Finalmente adesso arriva bene. C'è un debito storico, il debito storico è riconoscibile sullo del vino, fu martoriato, ancorché nel progetto iniziale non doveva essere interrotto, doveva mantenere la continuità del rapporto tra Gronda di Campalta e Fiume Dese. Invece, lavori facendo, si accorse di aver sbagliato sostanzialmente le previsioni, di aver fatto una previsione d'area piccola, e fu bellamente interrotto e deviato in laguna, perdendo il suo rapporto, rimase con un moncone cieco, chiuso, usato parzialmente per la discarica. Questo per dire che sin dall'origine quell'aeroporto, se si è messo in bordo lagunare, aveva bonificato barene, stirato proprio barene colmate in modo impressionante, ebbe anche un impatto sulla gronda, sul sistema della gronda. Ora siamo a rimediare non solo le cosette piccole o gravi che vogliamo fare adesso, ma anche il debito storico. Dal punto di vista del carico ambientale va riconosciuto che questo aeroporto è uno dei contributi importanti alla situazione di stress atmosferico e soprattutto atmosferico di quest'area, che ha un valore di, lo sappiamo tutti, insomma, di fondo già superiore per sé a qualsiasi soglia normativa in specifico rispetto alla media annuale del valore di concentrazione di ossido di azoto, che sono superiori quasi del doppio rispetto alla soglia. Sentita valori di numeri di superamento annuo di concentrazione di ossidi polveri sottili superiori a quelle che sono la soglia e il traffico aereo contribuisce. Le previsioni che hanno fatto sullo studio di impatto sono del solo contributo, solo differenziale, valutando che il differenziale non supera la soglia, ma grazie tante, in realtà la previsione va fatta sulla qualità finale dell'aria, cioè sul fondo più loro contributo. Perché chi contribuisce deve dar conto che il risultato finale della preesistenza più il proprio contributo sia sostenibile. Non lo è ancora in partenza, già solo per il fondo siamo superiori, chiaramente l'aeroporto è fuori. Il che vuol dire che non si può certo immaginare di chiudere l'aeroporto che contribuisce, ma neanche di risentarsi totalmente da ogni carico, e si dovrà aprire
un ragionamento serio di mitigazioni, di regole di comportamento del traffico, in modo che si possa quantomeno non gravare ulteriormente, forse anche mettere dei limiti. C'è un problema di mettere dei limiti. In una condizione di carico eccessivo, un complessivo piano di risanamento su cui la Regione Veneto è totalmente ancora scoperta rispetto agli obblighi nazionali e comunitari, non c'è ancora un piano regionale di risanamento dell'aria, se non c'è, non si peggiora. Se non si sa risanare, sarebbe giusto non peggiorare. E in questa condizione, forse è il caso di mettere in discussione le previsioni di crescita del traffico. Siccome il momento della valutazione di impatto, il momento in cui si autorizza sostanzialmente la crescita del traffico, a prescindere dalle opere, si aprono le opere, ma si aprono anche le previsioni di traffico, si potrebbero distinguere le cose e porre vere limitazioni al traffico. Quantomeno finché ci sono superamenti significativi senza previsione di risanamento della qualità dell'aria e ugualmente per il carico di inquinamento acustico che diventa rilevante. Faccio solo qualche cenno ulteriore per non tediare ulteriormente. Si porrà un problema di risanamento anche luminoso, è uno degli impatti più gravosi sull'intero paesaggio della laguna, lo skyline notturno dell'aeroporto, e quindi forse un tema anche di risanamento, molto hanno fatto, molto si deve fare ancora probabilmente. C'è un problema sicuramente di controllo del rischio incidentale, perché c'è ancora la vecchia questione dell'accesso a eventuali situazioni di pericolo lato gronda, siamo in una situazione di gronda, e c'è soprattutto un problema di risanamento al suolo che non si vuole ignorare, perché si vuole andare a mettersi a verificare esclusivamente le concentrazioni atmosferiche teoriche con le soglie teoriche. Ci risulta nel passato, e non viene affrontato nello studio, bisognerà chiarire questa cosa, che ci siano delle concentrazioni al suolo importanti di rilascio particolato e di aerosol che si sono accumulati nei suoli nella direzione della pista di decollo, bisogna andare a accertarsi che non ci siano già ora, come purtroppo ci sono in tutti gli aeroporti, delle concentrazioni di inquinanti al suolo proprio per deposizione verticale, concentrazione poi nel tempo di condizioni pericolose, come anche in presenza presenza di concentrazioni sui fondali lagunari in prossimità agli scarichi delle piazzali e del cielo portuale, parte dei quali sono già depurati, parte lo saranno ultimamente questo progetto, parte non lo saranno più del tutto. Un'ultima cosa, in tutti gli aeroporti che si vanno a valutare in Europa, quelli importanti e seri quantomeno, ogni minima occasione, soprattutto quelle importanti come questa che è la prima volta che si fa, in cui si sottopone a valutazione di impatto, diventa occasione per una ricomposizione, un restauro del territorio, una compensazione ambientale, naturalistica, territoriale in senso lato, che in qualche modo compensa questo ingombro che tutti gli aeroporti sono laddove vanno a collocarsi. Qui questo aeroporto è in debito gravissimo verso questo territorio per aver interrotto, avere non solo costipato le barene e consumato una parte del suolo, ma aver sostanzialmente interrotto la continuità di percorribilità della gronda lagunare. Sono due le grandi aree in cui non è possibile percorrere sostanzialmente, e non sarà possibile se non si progettano soluzioni impegnative, percorrere la gronda lagunare. Una è la zona di Sorrento Marghera, l'altra ovviamente è l'aeroporto. Non dovevano interrompere la continuità dell'Osellino fino al Dese, era prevista, l'hanno interrotta bene, è il caso di utilizzare questa occasione per ridiscutere la possibilità di reintrodurre e ripristinare a valle dell'aeroporto una continuità di gronda, ricomponendo una fascia minima di naturalità, di gradiente, di zone di transizione, stazioni, rotonde, rapporti autostradali, ferroviari, forse anche, se mai, speriamo di no, tranviari, a monte per una, diciamo, la possibilità di missione in autonomia, per esempio, sul grande albergo di Ghei, no? E invece lì la potestà va recriminata, va riottenuta, questo comune deve svegliarsi, questo comune ha rinunciato a aprire un tavolo serio di confronto anche giuridico con l'autorità aeroportuale che mi vanta di avere poteri che non ha. Il comune è sempre stato quiescente, e come nei confronti del porto tanto quanto l'aeroporto,
va riattivata una capacità di interlocuzione di tutela giuridica anche, oltre che sostanziale e progettuale, che questa città nei confronti dell'aeroporto. L'aeroporto forse potrà anche crescere, forse meglio che no, quantomeno in una prospettiva, fino a che non si risalgono alcuni debiti del passato. Poi si potrà anche discutere. Grazie. Allora, ricordo che tra l'altro il 20, giovedì 20, alle 8:15 di sera, a Tessera ci sarà un incontro cittadino proprio dedicato ai temi dell'aeroporto. Quindi chi può andare, credo sia importante dare segnale di una sensibilità e attenzione alla questione. Cosa? Sì, apriamo il dibattito subito, credo ci sia subito l'intervento. Un grosso strumento per la democrazia diretta.
quelli che sono venuti, tutti gli assessori che sono arrivati, che sono guardando la netta, provengono anche da diversi stati. Anche il fatto di aver questo mito delle persone, non me ne vogliono, no? Il mito del professore che sa parlare bene, io lo spazio interessa a farlo. Se vogliamo cambiare la città, dobbiamo cominciare a cambiare anche la nostra forma minis, cioè persone giovani che non siano persone che hanno, come già stato detto qua, che siano figlie di un partito. Perché queste persone comunque hanno una forma particolare. E voi sapete che, poi vi dico l'ultima cosa, voi sapete benissimo che la... I militari sono una garanzia. Come? I militari sono una garanzia. Ah. E voi sapete che il turismo è importantissimo. Beh, io vi dico che nel 2015 Venezia rischia di rimanere senza yacht. Info point, no? Di yacht. Perché l'APT, l'Agenzia di Promozione Turistica, sta chiudendo i battenti ed è un'agenzia a livello provinciale, città metropolitana, che dovrebbe diventare, che dovrebbe prendere il suo posto. Cioè, a parte le 60 persone che perderanno il lavoro e chissà quante altre non perderanno, ma vi rendete conto di una città che non ha una città, tutta la provincia che senza IAC, senza punti per dove la gente può informarsi. Cioè, è come, siamo il 90% del turismo veneziano, purtroppo, perché potrebbe esserci molto più turismo anche attraverso una forza centripeta, cioè un modo per anche dare possibilità che anche altri paesi intorno a Venezia abbiano questa opportunità, per esempio, che hanno belle vite di bei posti. Comunque siamo allo sbando. Vorrei parlare tante altre cose, ma non so se grazie. Grazie a te. No, io penso che la situazione sia però una situazione estremamente difficile, però se noi ricostruiamo una speranza, due, una capacità di una comunità di mettersi in gioco, i problemi peggiorano inevitabilmente. Un governo diverso dalla città parte sicuramente da una situazione drammatica, ma tutto è possibile. Per esempio, sulle partecipate, perché non è possibile mettere ordine sulle partecipate? Chi ce l'ha detto? Basta volere, è possibile trasformare le SPA in aziende consortili, basta volere, è possibile ridurre il numero, razionalizzando le risorse, è possibile fare molte cose. Però bisogna sostanzialmente, io credo, questo messaggio che mi sento di dare, non possiamo essere soltanto quelli che dicono va tutto male. Perché nella logica di va tutto male, il cinico realismo di certi partiti e di certi personaggi che hanno il pelo lungo così sullo stomaco è tale che continueranno a governare per i prossimi 50 anni. Ecco, io penso che dobbiamo invece assumere un atteggiamento che è quello di dire noi cittadini abbiamo le competenze, siamo in grado di farlo assieme e come comunità ricostruire anche una funzione dignitosa di governo. Non sarà facile, però bisogna essere competenti, guardare le cose, perché altrimenti se no facciamo di tutto un altro passo. Questa è la situazione che ho io. Qualcuno vuole intervenire? Marco? Ah no, due cose. La prima, volevo dire, dare solo una cosa, risposta a Mara, che poneva il problema della regola sui candidati, sulla candidabilità. Sicuramente noi possiamo porci il problema della candidabilità dei rappresentanti, ok? Diretti o indiretti. Non possiamo sicuramente entrare in un ragionamento che non è in questa fase né elettorale né politico, che ha a che fare con i dirigenti e con i funzionari. Una riorganizzazione della cosiddetta macchina amministrativa comunale significa anche andare a vedere le responsabilità, andare a vedere le competenze e andare a vedere effettivamente quali sono gli interessi che sono stati, è stato l'interesse pubblico a cui è tenuto un funzionario o sono stati degli interessi di corpo e di gruppo. Questo sicuramente una nuova rappresentanza politica in comune dovrà porselo come questione.
Il tema che è stato molto discusso, perché molti sollevano questa questione, è quando diciamo non sono candidabili consiglieri che hanno una responsabilità dal punto di vista di alcuni atti, di alcune delibere. E questo rimuove la prima discussione. Chiaro che è soggettivo, uno dice come fare a determinare quali sono gli atti dannosi dal punto di vista sociale, ambientale, economico per la comunità? Io penso che si descriverebbe. Però io penso che sia fondamentale, per esempio, che di fronte a dei candidati, e quindi non alle liste preconfezionate dei consiglieri comunali, fatene ancora una volta nelle segreterie o nelle chiuse stanze, ma che davanti alla città qualcuno possa alzarsi, tirare sul dito e dire: io penso che quel signore Mario Rossi su questa questione ha fatto qualcosa che andava contro la mia comunità. Ecco, io penso che sia un modo di sviluppare un controllo sociale preventivo e fare in modo che anche la rendicontazione di quello che si fa costruisca memoria. Davide. Queste facce alla vista su 5.000 volantini e la cosa ha dato molto fastidio. E c'è, quindi loro hanno contestato in più, da più parti, insomma, su Facebook piuttosto che a voce, il fatto di non sentirsi responsabili, cioè nel senso di dover addebitare la cosa all'appartenenza alla disciplina del partito, esatto. E secondo me è importante invece la responsabilità anche personale, insomma, vista la ristrutturazione, come uno si deve sentire anche. E da questo punto che volevo aggiungere alla discussione, anche e soprattutto se c'è uno non può ritenersi, diciamo, indenne da colpe o non da colpe, da responsabilità, quando soprattutto la questione è venuta fuori in città. Cioè, se una delibera è problematica e ci sono dei comitati, dei cittadini, degli altri consiglieri di opposizione che ti hanno detto che ci sono dei problemi, ma tu comunque hai ignorato la cosa, allora cioè, la responsabilità è piena, secondo me. Perché anche lì sul Pontego le cose sono state dette, stradette, vendette in vari modi, sul patto lo stesso, gli emendamenti bocciati alle 2:30 di notte senza discussione. Cioè, cose schifose da vedere. Poi ovviamente alle 2:30 eravamo in tre, ero io, c'era il professor Boato, che ovviamente tutti sanno che non dorme, e era Emanuela. Però no, questa era l'aggiunta che volevo fare. Ma hai ragione, io penso che però comunque il fatto di dire che non possiamo più permetterci rappresentanti che appunto non rappresentano nessuno e che sono degli schiacciabottoni, questo è un modo per dire la qualità dei consiglieri comunali e non soltanto degli amministratori deve cambiare. Perché noi abbiamo fatto un'esperienza l'inverno scorso, abbiamo chiamato i consiglieri comunali uno per uno dicendo: ci raccontate la vostra esperienza. E praticamente l'unanimità dei consiglieri comunali ha detto che loro non servono a niente. Allora è importante questa questione, perché questa contraddizione va affrontata. Perché ti cambi di allora? Perché metti il tuo nome all'interno di una lista per essere rappresentante di un pezzo della comunità? Ecco, io penso che questa questione può essere un'occasione per dibattere davvero sulla responsabilità. Salvo ricordare che poi c'è una responsabilità legale su certi atti, okay? E che questa non è che viene meno, e anzi probabilmente bisognerà cominciare a far sì che quella responsabilità legale diventi più forte, così uno fa i suoi conti. Se non lo vuole fare sul piano etico morale, lo faccia almeno sul piano della scarsella. Allora, chiudiamo qui, sarebbe molto utile, anche se non siamo tantissimi, dare un contributo per il costo di questa sala, perché la regola numero uno, finanziamenti in chiaro, noi partiamo semplicemente dal fatto che la politica ce la paghiamo perché non vogliamo dipendere da nessuno.